quando sei in zona più esterna. Siamo a Shiogama e stiamo andando al mercato del pesce. Poi sta figata del barbiere dell'Ottocento, la volevo filmare. Mette in inquietudine sta stazione, ma di inquietudine. Ma detto che è nuova, l'hanno costruita da poco. Ho detto che è inquietante sta stazione, non mi credete? Per chi vuole trovare il mercato del pesce a Shiogama deve trovare questa stazione. Il mercato non è nella stazione centrale di Shiogama, ma Higashi. Se non lo trovate. La stazione, e c'è la fermata questa qua, ci sono quattro autobus con 100 yen vi porta davanti al mercato del pesce a Shiogama. Se no vi fate 15 minuti a piedi, due passi, e allora avete ragione. Ne... Takaides. No, taxi de spolpa, porca miseria. No, no, no. No, no, no. Quando siete raggiunti in questo punto, vi mancano 600 metri per arrivare al mercato del pesce. Eccoci qua, al mercato del pesce di Shiogama. Poi ci andiamo a fare un giro. Che spettacolo, raga. Ah, che spettacolo. E dentro si può mangiare anche, raga. Ci sono, se non sbaglio, tre o quattro posti da poter mangiare. Molto più tranquillo. Diciamo che siamo verso la chiusura del mercato. Questo mercato c'è anche una grande vendita di tonno. È una parte del tonno che arriva a Tokyo, viene da questo mercato del pesce. Come funziona? Quasi può comprare il riso, raga. Il riso proprio, a parte, e poi si sceglie uno di questi banchetti e si sceglie il pesce che si vuole. E lo si compra poi. È una figata, cioè tu decidi come farti l'omuri. Oh, bello ave che si spara. Il sashimi. Ah, io li amo sti mercatini. Da qua bisogna andare per poter prendere il riso. La musichetta pure ci sta. Quello l'ho mangiato al Ryokan, raga. 1300 yen costa sta vaschettina che manco sapete. Lui prende e te lo aprono un momento. Belle cose. Sta pulizzando lì i gamberi. Belli freschi freschi a volo. E non solo, raga. È una figata sta cosa di poter scegliere. Questo di Porto Furbi hanno già preparato tutto quanto, no? Salmone, c'è un po' di roba già pronta per farsi. Eccola qua la balena, ci sta pure qua. C'è
Cercateli sti posti, ragazzi, quando venite in vacanza in Giappone, cercateli, perché vale in giro nel vedere come le realtà giapponesi, di piccoli centri e mercati, vedere un po' come mangiano, da dove proviene quello che mangiano. Non ha prezzo per un'esperienza del genere. Noi andiamo a mangiare adesso, ha sentito mia moglie, ha detto guardi, è finita la ricerca, si va a mangiare. Questo stand, chiamiamolo così, si occupa della carne di balena. Lo potete vedere dalla foto e tutto, c'è tutto, carne, tutto già scatolato. Si occupano solo di questo. Come sono belli sti gamberoni. Ci vediamo il tonno. Ichigo. Ichigo. 25, tocca a noi. Il riso e la zuppa di miso. Dipende dalla grandezza del riso, va dai 300 ai 500 yen. E poi la gente, raga, fate voi, cioè in base alla pesce che avete scelto nel mercato, ve lo costruite voi, ve lo assemblate voi e a vostro piacimento. È perfetta sta cosa. Cioè non so che ci sia di bello di questa esperienza. Facciamo un calcolo con mia moglie. Il pesce abbiamo scelto con il riso, tutto quanto, è costato circa 900 yen a testa, cioè tipo tra i 7 e gli 8 euro più o meno. Se non voglio, dipende un po' dal cambio in base a quando guardate il video. Non ho visto. Ce n'è abbastanza, più di quello che mi aspettavo. Mamma, sto gambero me lo voglio scoppiare perché ha un aspetto proprio buono. Che so. Huge. Poi, se volete proprio fare la figata d'atomica, prendete il pesce, uscite da seconda porta, cioè, seguite, e potete grigliarlo voi. Cioè, vedete qua, ma è chiuso logicamente perché il mercato sta chiudendo, e ve lo grigliate voi, vicino al porto. Che cose fantastiche! Uno mi fa non amare il Giappone, raga. Che cose fantastiche. Vi lascio nel primo commento sotto sto video gli altri video che ho fatto a Shiogama per Matsuri e altri festival, sono venuto qua con Yuga. E poi lo dicendo che a maggio ci sarà un altro Matsuri qua. Forse se riesco, sono libero, ve lo do un'occhiata. Come sempre. Vi ringrazio per il suo canale. Condividete, commentate, dite la vostra. Che tipo di don vi piace, raga? Che tipo di sashimi vi piace mangiare, che tipo di sushi vi piace mangiare, ditemi le vostre preferenze, le vostre esperienze qua in Giappone o quelle che vorreste fare, una volta venite qua in Giappone. Vi ringrazio per essere sempre qui sul canale e dedicarmi anche un po' del vostro tempo. Un bacio, ragazzi. Non credo che stia ancora lavorando sta fishboat. Ma è una figata atomica sta imbarcazione. Ne ha passate le cose questo qua. Ma mi ha detto che non c'ha proprio zero ruggine, niente. Mi ha detto la ruggine proprio. Ed c'è la bocca d'ingresso dove viene tirato le reti da pesca. Immaginate quanto può pescare una bestia del genere. Incredibile. Oh, c'è la cartina della stazione, raga. Questa è la stazione dove sono. E qua è il mercato del pesce. Alle 8 di mattina fanno proprio la vendita del tonno, il taglio. Una parte del tonno che viene venduto a questo mercato va diretta a Tokyo, al mercato di Tsushishi. Qua dove sono stato a mangiare è il mercato locale di pesce.
cioè non vi potete sbagliare, tutto quanto lo trovate qua. Poi logicamente la cartina è gigante, potete trovare altri posti da visitare a Shiogama. Grazie per essere su questo canale, grazie per aver visto il video, ti consiglio di guardare le playlist e altri video che ti suggerisco, di parlare con gli amici, di condividere, di iscriverti se non l'hai già fatto. Porto video al Giappone tutti i giorni e cerco di condividere la mia esperienza qua in Giappone con tutti quanti, perché il sapere è di tutti e non solo di pochi. Un bacio dal Giappone.